Si ferma la striscia positiva dello Sporting a Bellinzago, che viene sconfitto 2-0 alla Bosia dall'Asti. Dopo 4 minuti, punizione di Ciolli. Girardi devia di pugno al 15esimo. Campanaro prova la conclusione da fuori area. La sua palla però è centrale. Al 25esimo il gol che sblocca la situazione. Lobosco si libera bene di Tos e lascia partire un gran tiro che batte imparabilmente l'estremo difensore dello Sporting. Al 34esimo ancora l'attaccante biancorosso protagonista, ma la sua conclusione termina alta. Al 43esimo grande chance per lo Sporting. Tos rimette al centro per Rizzon, che calcia a botta sicura, salva Helarty sulla linea. Due minuti dopo, al 44esimo, corner di Panatti, colpo di testa di Visconti e il miracolo dell'ex Cuneo Turino. Nel secondo tempo le cose si complicano per lo Sporting al nono, quando viene espulso Ghidini per un battibecco con Lobosco a palla lontana. Al 22esimo azione personale di Cilona, conclusione però alta. Poco dopo però il gol dell'Asti del 2-0, raso terra vincente dalla distanza di Rolando, che trova il 2-0. Al 29esimo miracolo di Gilardi a mano aperta su Rolando. Al 42esimo conclusione dal limite di Bonato, blocca però Tulino. Al 46esimo gran conclusione di Visconti, ancora una volta Tulino si salva. Il calcio d'angolo finisce 2-0 per l'Asti.